Signori, se vi accomodate facciamo l'appello.
Segretario, facciamo l'appello. Buonasera. Del prete Marcantonio. Presente. Ferro Giuseppe. Presente. Lamberti Antonio. Presente. Del prete Francesco. Presente. Barbato Daniele. Assente. Parolisi Raffaele. Assente. Valentino Filomena. Gervasio Pasquale. Capasso Tommaso. Assente. Di Marzo Aniello. Presente. Amatucci Fabiana. Pellino Enzo. Alborino Gennaro. Alborino. Gennaro. Del prete Pasquale. Cesaro Nicola. Cesaro. Pezzullo Giovanni. Argentieri Angelica. Ambrico Carla. Russo Francesco. Assente. Vitale Luigi. D'Ambrosio Giuseppe. D'Ambrosio. D'Ambrosio. Rossi Aniello. Di Marzo Domenico. Aveta Pasquale. Grimaldi Teore Sossio. Risultano assenti. Arriva. Registriamo la presenza del consigliere Capasso Tommaso. Quindi 22 e 3. Scusa un secondo, sto segnando 19 e 56. Risultano assenti Barbato Daniele, Parolisi Raffaele, Russo Francesco. Ciao. 22 presenti, 3 assenti, la seduta è valida. Procediamo per l'inno nazionale, ingegnere. Scrutatori, Gervasio Pasquale, del prete Pasquale e Argentiere Angelica. Procediamo alla lettura, volevo comunque dirvi che è monotematico, quindi entriamo subito in argomento. Atto indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria per il giorno 18/2024 alle ore 18:30. La conferenza dei capigruppo, premesso che per ZES si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio delle attività economiche ed imprenditoriali da parte delle aziende già operative o di quelle che si insedono possono beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa. In queste aree è garantita la possibilità di derogare dalle leggi vigenti nell'ambito dell'ordinamento nazionale. Che queste istituzioni economiche negli Stati Uniti d'America nel 1937 hanno avuto anche con criticità dovute allo sfruttamento del lavoro dipendente un notevole sviluppo mondiale, poiché dirette dallo sviluppo economico e sociale delle aree economicamente depresse, attraendo capitale di investimento nazionale ed esteri attraverso
misure vantaggiose, quali regimi fiscali che contempla l'abbattimento della tassazione su alcune tipologie di imprese, procedure amministrative semplificate, possibilità di rimpatrio agevolate di investimenti e profitti, dazi ridotti su importazioni, esenzioni su tasse per esportazioni, canoni di concessione agevolati. Con decreto legge 91/2017 e sue modifiche, nell'ambito dei provvedimenti urgenti e per la crescita economica del Mezzogiorno d'Italia, il Governo ha previsto e disciplinato le condizioni per istituire in Italia la zona economica speciale detta ZES in alcune aree del nostro Paese. Le aree dovevano avere la caratteristica di essere tra le meno sviluppate o in transizione ecologica e dovevano essere collegate da un'area portuale in modo da consentire lo sviluppo di una filiera tra le imprese da insediare o tra quelle già esistenti in territorio. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2018 veniva adottato il regolamento attuativo per le istituzioni delle ZES. Che le ZES istituite ed attive al 31/12/2023 erano la ZES d'Abruzzo, la ZES Calabria, Campania, la ZES Ionica Interregionale Puglia, Basilicata, la ZES Adriatica Interregionale Puglia, Molise, la ZES Sicilia e Sardegna. Ogni ZES era dotata di unità territoriale dei comuni, incluse totalmente e parzialmente sul proprio territorio di competenza, che con decreto legge del 124 del 19 settembre 2023, convertito in legge 13 novembre 2023 numero 162, il Governo ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2024, la zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata ZES unica, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, la quale sostituisce in tutte le loro funzioni le persistenti ZES, che erano organizzate in 8 strutture amministrative autonome. Che il coordinamento delle attività della ZES unica è affidato a un organo denominato struttura di missione ZES, operativo dal 1 marzo 2024, posto sotto l'indirizzo politico e strategico in materia economica della cabina di regia, di cui fanno parte tutti i ministeri interessati, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella struttura di missione ZES è operativo lo sportello unico digitale, dove le imprese che vogliono insediarsi nell'area o, se già esistenti, vogliono investire in ampliamenti, possono presentare istanze ad accedere a un procedimento denominato procedimento unico, che ha il fine di snellire le procedure amministrative degli enti locali su cui ricadono i terreni interessati. Che con la ZES unica del 28 febbraio 2024, indirizzata a mezzo PEC a tutti i sindaci dei comuni della ZES unica del Mezzogiorno, allegata copia, la struttura di missione ZES ha comunicato indirizzi operativi in applicazione delle linee guida adottate nella cabina di regia ministeriale, che prevedono, tra l'altro, potranno accedere al procedimento semplificato i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle persistenti 8 ZES regionali e interregionali, se coerenti con il piano di sviluppo strategico delle ZES già adottato con riguardo a detta area progetti di investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle persistenti 8 ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali e destinate a insediamenti industriali o produttivi, se dirette a conseguire almeno uno dei seguenti risultati: realizzazione di nuovo stabilimento, ampliamento di un nuovo stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva, riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento. Registriamo la presenza del dottore Francesco Russo. La struttura di missione della ZES unica, con lettera provinciale Napoli datata 8/8/24, acquisita all'ente con protocollo numero 21461 dell'8/8/24, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 124/2023, convertito in legge 13 novembre 2023 numero 162, ha indetto in procedimento unico una conferenza di servizi per esaminare ed eventualmente autorizzare la richiesta di un permesso a costruire per la realizzazione di un insediamento produttivo, richiesta dalla società FGSRL con sede legale in via San Francesco Petrarca Orto Sant'Arpino, sul terreno appartenente al territorio del comune di Frattemaggiore.
di forma triangolare che confina a nord con area edificata e di estensione residenziale, e a est con la strada di Via Napoli e ad ovest con la strada provinciale di Frattemaggiore. Triangolare. I riferimenti catastali, figura 6, particella 2135, per una superficie catastale di metri 5.000. L'area di Q ricade in zona territoriale omogenea B1 del vicente PRG, con destinazione a standard umanistico, esente il decreto ministeriale 1444 del 68, articolo 3 e 4, precisamente attrezzature urbane collettive, attrezzature scolastiche S819, con possibilità di intervento pubblico-privato o pubblico-privato. Colletta protocollata da allora, nel 5 novembre 2024, l'ufficio tecnico comunale, a firma degli architetti istruttori Silvana Marmo e Sara Ravizzi e del dirigente ingegnere Raimo, ha espresso nel merito parere contrario, che è stato comunicato al responsabile del procedimento della conferenza dei servizi decisoria della struttura di missione ZES, convocato con lettera datata 8/8/24, che dall'esame degli atti e della documentazione acquisita risulta chiaramente che la particella in questione non rientra nei casi previsti dalla succitata circolare ZES unica del 28 febbraio 24 della struttura missione ZES unica ed ha una destinazione strategica ai fini del rispetto degli standard urbanistici previsti dal decreto ministeriale 1444-1968, validata dai vincoli conformativi non espropriativi dal vigente piano regolatore generale. Che nel territorio comunale esistono superfici libere appartenenti alle aree omogenee D1 e D2, aree industriali disponibili nell'ex zona ASI, Frattemaggiore e Arzano, e aree dismesse dove società interessate nel rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica possono programmare e realizzare piani di investimento. Ritenuto che per garantire un ordinato ed equilibrio di sviluppo economico e sociale della città occorre consolidare e non stravolgere le attuali linee strategiche e gli standard adottati dallo strumento urbanistico esistente, tra l'altro nel preliminare del piano urbanistico comunale approvato dalla Giunta Comunale, che tali citate linee strategiche contemplano un indirizzo di decentramento delle attività produttive nelle aree omogenee periferiche di 1 e di 2, in antitesi alla proposta che potrebbe verso il centro un'attività produttiva, commerciale e di logistica che richiede spazi e infrastrutture primarie non adeguatamente presenti nella zona interessata. Che l'area in oggetto di investimento ricade in zona B1, destinata alla residenza e alle attrezzature collettive pubblico private, quali locali di spettacolo e di riunioni, uffici, grandi magazzini, negozi, attrezzature pubbliche e sociali. Dalla zona sono escluditi i depositi e i magazzini all'ingrosso, le rimesse di autotrasporti, gli impianti industriali, i labori artigiani, le caserme, gli ospizi, gli ospedali, le case di cura, gli impianti e le attrezzature agricole. Che le precedenti amministrazioni comunali frattesi hanno investito oltre 15 milioni di euro per urbanizzare l'area D2 al fine di consentire il decentramento e l'insediamento di nuove attività artigianali, commerciali e logistica, e attualmente ci sono ancora superfici disponibili che potrebbero essere espropriate ai fini della realizzazione del piano strategico ZES Sud e assegnato alle imprese interessate. Che la proposta di investimento in argomento, per la sua consistenza economica e occupazionale, non produce un apprezzabile apporto o effetto decisivo allo sviluppo del territorio frattese e delle aree circostanti, e pertanto non possa caratterizzarsi di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità tale da indurre l'amministrazione precedente ad adottare una autorizzazione a costruire un fabbricato commerciale che costituisce, a senso dell'articolo 15,5 del decreto legislativo 124 del 19 settembre 2023, convertito in legge il 13 novembre 2023, variante allo strato urbanistico. Che la stessa proposta di investimento non rientra tra le attività previste del piano strategico della ZES unica, né quantomeno nel piano strategico della precedente ZES Campania. Il territorio cittadino di circa 5 milioni e 2 km quadrati, con una disabilità abitativa di 5.357,72 abitanti per chilometro quadrato, non può consentire un ulteriore consumo di suolo se non per la realizzazione di attrezzature collettive. Che l'adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'amministrazione precedente costituirebbe un grave precedente, poiché aprirebbe il territorio comunale a scenari speculativi. Infatti gli imprenditori privati che
si attiveranno per analogo intervento sulle aree destinate del piano operatore generale e delle attrezzature collettive, potranno eludere i vincoli conformativi, ottenendo così una variante urbanistica con cambiamento di destinazione d'uso delle superfici. Che nel recente passato, nell'area ZES Campania, sono già state realizzate strutture la cui titolarità non appartiene alle imprese private insediate, ma a società immobiliari portatrici di interessi speculativi. Propone di deliberare, per la motivazione espressa in premessa, che qui sono integralmente richiamate e riportate, si manifesta il proprio sostegno politico-amministrativo, parere espresso dal dirigente del terzo settore amministrativo precedente, comunicato al responsabile unico del procedimento della struttura missione ZES unica con la lettera protocollo numero 22813 del 5/9/2024, poiché l'interesse economico produttivo contenuto nella proposta di investimento dell'impresa privata proponente non è prevalente né conciliabile con l'interesse della comunità frattese incorporata nel vicende strumento urbanistico comunale di pianificazione territoriale. Si evidenzia che l'eventuale accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente costituirebbe un grave danno alla comunità frattese, poiché lo standard perso per il cambio d'uso della particella di cui dovrebbe sorgere il corpo di fabbrica non sarebbe perequabile in nessuna altra parte del territorio comunale, risultando così un esempio di illusione di vincoli conformativi imposti dal citato strumento urbanistico e grave precedente che aprirebbe il territorio comunale ad interventi speculativi. Si dà mandato al sindaco, quale soggetto unico previsto dall'articolo 14, comma 3 della legge 7890, numero 204, a rappresentare direttamente, coadiuvate dai competenti uffici comunali e da un'eventuale consulenza giuridica specialistica nella seduta telematica della conferenza dei servizi decisoria, indetta dall'autorità ZES unica per il governo il 24 settembre prossimo 21, e per il futuro la posizione dell'amministrazione, notiziando attraverso la conferenza dei capigruppo il civico consenso in quanto titolare della competenza in materia di variante al piano regolatore generale, e predisporre nei tempi consentiti dal procedimento amministrativo opportuna opposizione all'eventuale provvedimento di autorizzazione concesso dall'autorità precedente. Infine si raccomanda il sindaco di assicurare sempre una presenza qualificata nelle future conferenze di servizi con mutuale ordine di servizio, onde evitare che le decisioni vengano adottate nel silenzio dell'amministrazione comunale, e ai dirigenti funzionali del comune di Frattino di notiziare con la massima urgenza la presidenza del consiglio comunale sulla giacenza di eventuali indizioni di conferenze dei servizi preliminari istruttorio o decisorio, onde consentire lo svolgimento dei poteri di indirizzo e di controllo amministrativo degli atti in capo agli organi politici dell'ente. Quale? Sì. Sì. Non ho capito. Un atto di indirizzo, questo l'abbiamo detto già, è un atto di indirizzo della conferenza di servizi da sotto, com'è? Non ho capito. La conferenza di capigruppo, una mozione della conferenza di capigruppo, siamo a firma dei consigli dei capigruppi dell'intero consiglio comunale. Presidente, ma hai finito la prossa è finita completa? Vuoi la parola? Vai, la parola a Pasquale Vecchio. Comunque, innanzitutto vorrei ringraziare tutti i consiglieri che hanno partecipato alla stesura di questo ordine del giorno, che è stata un'opera complessa perché multidisciplinare, che poi del resto caratterizza anche l'azione politica, perché noi non siamo organi tecnici, siamo organi politici, dobbiamo occuparci di tutti gli aspetti della questione. La vicenda apre innanzitutto una valutazione politica e anche organizzativa dell'ente. Politica perché vediamo che istituti che devono servire per accelerare i processi burocratici per ottenere lo sviluppo di un territorio, nel caso specifico economico e quindi anche sociale, vengono utilizzati, vengono sviati
dai loro potiti e vengono utilizzati per altri fini. Questa è la prima cosa, anche perché nella vicenda ho notato che spesso, e questo viene anche al fatto organizzativo per il nostro ente, vengono chieste delle conferenze di servizi, vengono indette delle conferenze di servizi che sono completamente occultate alla conoscenza della conferenza dei capigruppo, che in materia è, dovrebbe essere l'organo supremo per dare l'indirizzo, diciamo, al parere di chi va a rappresentare l'ente. Mi giungono notizie, spero false, che ci sono state anche altre conferenze di servizi dove i nostri rappresentanti o non si sono presentati o si sono presentati e non hanno portato avanti atti di indirizzo conformi a ciò che sono gli strumenti adottati da questo consiglio, dalle precedenti amministrazioni e anche da questo consiglio comunale. E questo sarebbe un atto molto grave perché ovviamente ci poniamo a fianco di chi, conoscendo bene i meccanismi, investendo in professionalità e investendo anche in risorse economiche, riesce a ottenere dei vantaggi a discapito della popolazione, degli interessi della comunità. Allora, questa vicenda noi ne siamo venuti a conoscenza quasi per caso, perché qualche tecnico consigliere, andando a sbrigare qualche propria curiosità, si è trovato a sapere che c'erano dei tecnici del comune che si stavano occupando per fare un parere. Io sono vicepresidente della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici. Giorno 4 di settembre, allarmato di questo, cioè, diciamo che detto al lupo all'inizio, poi diciamo sempre al lupo, però il lupo non è che ci sta sempre alle porte, al secondo, al terzo, al quarto allarme ho detto scusate, ma adesso vado a vedere che sta succedendo e mi sono recato nell'ufficio degli architetti che istruivano il parere. C'era una cosa così grave, così importante, cioè, mi aspettavo una maggiore attenzione da parte dell'ufficio, anzi un maggiore coinvolgimento, visto che la lettera era arrivata l'8 di agosto. Se stiamo in vacanza, l'ente non va mai in vacanza, cioè il comune non va in vacanza, gli uffici, c'è lo scaglionamento, si fanno i turni di servizio e si assicura sempre l'efficienza dell'ente, perché il comune, come qualunque organo pubblico, non va mai in vacanza. Il comune è sempre aperto H24, deve essere aperto, forza tutte le sue funzioni sempre H24. Noi dobbiamo assicurare sempre l'efficienza del servizio, non ce ne possiamo andare in ferie, se no non facciamo i dipendenti pubblici, facciamo altre cose, come le caserme, come gli ospedali, il comune, tutti quanti funzionano in questo modo qua. Quando arriva l'indizione di una conferenza dei servizi l'8 di agosto, io mi aspetto che il 9 agosto la comunicazione debba perlomeno arrivare al sindaco e all'assessore all'urbanistica in questo caso. E ho visto che il sindaco mi ha detto che lui le cose le ha sapute quando era in vacanza a New York il 18 di agosto, mentre l'assessore all'urbanistica penso anche a oggi manca ne sa tanto di questa materia che stiamo trattando. Quindi la cosa mi sembra abbastanza... Scusami, ti correggo, noi l'8 agosto stavamo io e l'ingegnere Raimo sul posto, quando è arrivata la cosa l'abbiamo presa appena inserita... Ah, quindi io che parlando con te, quindi... io l'ho saputo dopo, sapevi già il giorno 8 agosto. Vabbè, stavamo qua. No, parlando mi viene sembrato di capire che tu non ne fossi a conoscenza, prendo atto che ne è a conoscenza già il giorno 8 agosto, però ovviamente non è stato fatto niente per mettere a conoscenza l'organo politico, perché scusate, voi andate a discutere le sorti di Fratta Maggiore, andate alla festa di Zanzossio e avete bisogno di indirizzo del consiglio comunale, no? Cioè, così non è bisogno per andare alla festa di Zanzossio dell'indirizzo del consiglio comunale, però per andare a una conferenza di servizi dove è in discussione una problematica così seria che lascia una ferita perenne nella storia, come nel passato sono state lasciate ferite come a Piazza Umberto I, a Piazza Riscatto e tuttora. E sono note di infamia a chi l'ha fatta quelle cose,
e le amministrazioni che le hanno consentite. Ancora oggi si dice là è stato quell'ingegnere, è stato quel sindaco, là è stato quell'ingegnere, è stato quel sindaco e quei consiglieri comunali. Una cosa così grave, mi meraviglio come il 9, dobbiamo avere solo la comunicazione del presidente, ha detto tutti a casa perché non c'è niente da fare. No, presidente, è giusto. Abbiamo sospeso anche i lavori politici perché non c'era niente da fare. Poi abbiamo saputo che c'era molto da fare. Che non solo questo, altre cose, non entra nel merito perché sono fuori ordine del giorno. E allora qua c'è un problema anche organizzativo, politico-organizzativo, perché penso che queste scelte importanti, poi durante il question time vorrei sapere pure quali sono le conferenze di servizi che l'amministrazione ha fatto, quali sono le posizioni che ha assunto in queste conferenze di servizi e se si è presentate queste conferenze di servizio. È uno. Poi non è che l'area ha solo un aspetto urbanistico, qua c'è l'assessore Nappa che mi vuole dare forza. La ZES oggi unica, ma allora diciamo sì, campana, vede nell'asse Fratta Arzano un asse importante. Un'area, se andiamo a vedere l'estensione della vecchia ZES Campania, è una zona importante che veramente doveva essere un'altra Pomigliano d'Arco, un'altra Teverola, un'altra Marcianise. Oggi vediamo soltanto delle speculazioni immobiliari. Dobbiamo prendere atto. Di chi è la responsabilità? Le forze politiche, avete anche l'intelligenza, andiamo a vedere chi ha la responsabilità che abbiamo fatto delle speculazioni immobiliari. Io so, essendo uno che vive solo di politica, ma anche di cultura, diceva un buon nobile che si chiamava Salina nel Gattopardo di Tomasi Lampedusa, quando si fanno le trasformazioni, si passa dal vecchio al nuovo, c'è sempre qualcuno che si mette dentro e ci specula. Parlava vicino all'emissario di Cavour, diceva gli sciacalli speculatori che aspettano le transizioni di sistema per cercare di fare i loro vantaggi. E quel nobile ne era a conoscenza e rifiutò il posto di senatore della Repubblica. E diceva io non vado a tutelare questa cosa, io mi ritiro e faccio la morte tranquilla. Questo sta succedendo in quell'area ZES, già succeduto in quell'area ZES, continua a succedere in quell'area ZES. Trasformismo politico che secondo me farà brividire a Crispi, gente che addirittura da sinistra passa proprio addirittura a Fratelli d'Italia, persone che sono state accompagnate con la mano sulla spalla dal presidente De Luca, oggi stanno sotto il braccio di Meloni. Cioè, e noi nel silenzio e nell'oblio totale, e mi rifaccio sempre a buon Tomasi di Lampedusa, dice, è chiaro, l'oblio è che persone che si sentono onnipotenti, si sentono degli dèi, non hanno bisogno di cambiare, perché noi siamo perfetti. Il frattese è perfetto, non ha bisogno per Gesù di cambiare, perché è perfetto, noi siamo degli dèi. Non abbiamo bisogno di cambiare, va bene così. Però non ci lamentiamo che c'è il traffico, che c'è consumo di territorio, che abbiamo i palazzini che non ci fanno respirare più, perché lo spazio è anche a terza dimensione, non soltanto a superficie. Poi non ci lamentiamo di altre cose, che non funzionano i servizi, che non ci sta lavoro, non ci sta niente, e che qua non c'è nessuno ad ascoltarci. Chiaro? A me non mi interessa, perché no, io non faccio show, io dico quello che sento, lo dico a casa mia, lo dico qua, lo dico in me. Vabbè, spero che qualcuno possa sentire queste cose, perché ovviamente poi ci saranno anche delle responsabilità in quello che succede, non è che non ci saranno delle responsabilità. E quindi tornando a questa cosa qua, cioè ho visto delle deficienze politico-amministrative su questa vicenda. Ci ho messo l'anima in questa cosa, sì, ma voi proprio per dare dignità a questo Consiglio Comunale, senza nessun interesse, perché non mi interessano gli attori che sono, a me mi interessa il modello, mi interessa il concetto. E il modello è sbagliato, non è un modello che fa onore manca a un partito democratico che oggi è forte, 12 membri autorevoli, e colgo l'occasione di fare gli auguri a Parolisi e a Luigi Vitale, i neo compagni del Partito Democratico. E quindi poi entrando nel merito della questione, Presidente, non abbiamo avuto neanche gli elementi per poter approfondire, abbiamo approfondito solo l'aspetto tecnico, perché là
la questione non è soltanto tecnica, oltre a essere politica anche giuridica, poi alla fine è poi giuridica, che andremo secondo davanti a una corte sicuramente, l'ho visto che lo scenario. La questione è anche economica, perché poi contemperare gli interessi pubblici, che ci sono degli interessi pubblici, là c'è un interesse pubblico, diciamo così, che lo sta portando il privato, che è l'interesse dell'attività economico-produttiva. Quindi là c'è un interesse pubblico sospinta di un privato, ed è un interesse che un giudice va a tutelare, perché questo qua fa l'attività produttiva, mette un capannò e mette la gente a faticare. Quindi non è che non c'è l'interesse pubblico, cioè. Poi c'è, d'altra parte, c'è l'interesse di una comunità che esprimiamo noi, abbiamo fatto un grande regolatore, abbiamo deciso di fare delle cose, è versa in certe condizioni. Adesso dobbiamo dimostrare che l'interesse nostro, pubblico, cioè della città, che l'interesse pubblico sta nelle due parti, su questo è il vero duello, la vera sfida. Cioè dimostrare nella sede, e qua faccio pure appello all'avvocato che non vedo più di Bitonto, non c'è più. Allora, sta venendo. Allora, la vera sfida adesso è dimostrare che l'interesse pubblico prevalente è il nostro, e quindi lo dobbiamo documentare, dobbiamo sapere questo business plan. Quindi mi farebbe piacere che anche l'avvocato, il dottore Tappa fosse presente anche come consulente alla conferenza di servizi, perché quando tireranno fuori il business plan, non penso che sia quello della Novartis che ha fatto a Torre del Greco. Dottore Annunziato, non penso che mette 100 persone a lavorare, non penso che hanno sacrificato quel poco. Quanto? 200 posti a lavorare, non penso. Se metteranno 200 posti a lavorare, allora non ci sta problemi. Possiamo sacrificare la scuola, salviamo 200 famiglie dalla strada. Ma se non ci stanno i 200 posti di lavoro, non c'è manco l'interesse, non c'è l'interesse. Allora, queste cose qua, quando andiamo davanti a una corte amministrativa, voi mi insegnate, gli avvocati che sono presenti mi insegnano, non contano le testimonianze, non è un processo penale dove stanno le dichiarazioni, le testimonianze, le prove incidentali, come si dice, come si chiamano, praticamente, là ci sono le carte che parlano, un giudice legge le carte e decide, ma come si scrivono le carte, così avremo la sentenza, perché sicuramente io sono, cioè anticipo, penso, non, diciamo il mio pensiero, potrò sbagliare, ma sicuramente come stanno le cose, il responsabile del procedimento non potrà fare altro che ricettare la richiesta. Quindi ci sarà un appello, verrà impugnata la sentenza da parte del privato. Quindi la questione andrà davanti a una corte amministrativa dove il comune dovrebbe essere anche fuori gioco, perché noi abbiamo detto il nostro parere, l'abbiamo detto. Se il giudice vorrà sentire, forse potrebbero intervenire in qualche modo attraverso escamotaggi giuridici, come parte potremmo, non sappiamo, non lo so, questo dovrà dire l'avvocato, se noi nel procedimento possiamo intervenire poi dopo, se nasce un contraddittorio tra il privato e il pubblico, perché se la questione può si risolve tra ZES e il privato, noi siamo fuori gioco, quello che abbiamo scritto quello resta, e poi se là si presenta a Bamonte, e se là si presenta dall'auto a Dio, se là si presenta qualche altra persona, con tutto rispetto all'avvocato di Bitonto, no, oppure va a vita là, dice vabbè, sì, ma c'è tutto, sta appunto, questa cosa, ma viate la licenza, fate due capannoni, fate due là sopra e chiudiamo la partita, come è stata chiusa in molte parti del territorio la partita in questo modo, perché qua i potenti vincono, e oggi, a dispetto del PD, come dice De Luca, i soldi contano più del voto qua, anzi si comprano pure i voti con i soldi, stiamo a posto, è chiaro. E allora questo è il timore di una persona che comunque ha passato una parte della sua vita dentro questi banchi a parlare, a fare un'idea, a fare una cosa, senza nessun interesse. Poi mi devo dimostrare pure l'interesse che ho avuto io, se non un po' di passione per rivestire questo ruolo. E basta. Allora dire anche il senso di tutto quello che uno ha fatto. Dire, è possibile che noi abbiamo creato una realtà in cui possano accadere queste cose. E nessuno di noi, soprattutto la parte che dovrebbe essere migliore della città, la parte borghese della città, la parte nobile che ha una tradizione, che è una famiglia, che noi mettiamo i blasoni fuori i palazzi, noi consentiamo una cosa del genere sul nostro territorio? Un po' di orgoglio, lasciamo perdere l'incarico, l'ingegnere l'incarico che si fa, lasciamo perdere il lavoro viene pure in altro modo. Ma io dico la dignità,
il rispetto che noi abbiamo, cioè quello che noi quando discutiamo in da stanza e pensiamo, cioè, ma io che cosa ho fatto per questa città? Che cosa ho fatto? Sono 20 anni, 10 anni, 15 anni, 5 anni di sopra, ma scusate, ma io che cosa ho fatto di sopra? Ho corso appresso all'incarico, ho corso appresso alla corsettina, però ho perso di vista la visione della città. Così ieri puoi incominciare a concludere. E concludo. Quindi penso che questa questione avrà anche un seguito, cioè aspettiamo la pubblicazione della delibera, questo di Castellitario, del question time, non stanno ancora pubblicati, aspettiamo per correttezza la pubblicazione per indire le riunioni di questo question time, dove faremo delle interrogazioni specifiche, dove chiederemo agli assessori di rispondere in modo specifico, dove ognuno con molta naturalezza, senza pacatezza, perché qua non ci dobbiamo fare, al limite manca il sangue acido, ma almeno, cioè, se i frattesi promuovono una classe dirigente, devono essere consapevoli della classe dirigente che stanno promuovendo e possano assumere pure le responsabilità. Come io ho detto quando è stato confermato Marcantonio del prete sindaco, che io non ho votato, che io ho fatto la campagna per il dottore Russo, che non condividevo quella linea politica, i fratesi hanno voluto Marcantonio sindaco, vabbè, io posso mai dire no, democraticamente può accettare che è Marcantonio. Ma non porto il bilancio, se il bilancio tecnicamente si è posto, lo voto, se non lo voto, no, tecnicamente non lo voto, perché non posso mettere in discussione quelle che fa il popolo frattesi. Il popolo frattesi ha la responsabilità, che se non funziona, non funziona, se non funziona a spazzatura, se San Sossi sta ancora, Pazzossi aspetta ancora gli occhiali che vengono raddrizzati da un anno, e la suora mi chiama sempre e dice, ma Padre Sossi, il nostro fondatore, quegli occhiali, quando li raddrizzate un po', o se devo salire come suolo sulla scala? Autorizzatemi, salgo io sulla scala, cioè siamo a questi livelli proprio. Questo non è responsabilità del consigliere a vita, è responsabilità del popolo frattese che ha votato questa classe dirigente. Allora Ambrico, prego, la parola ad Ambrico. Non posso non fare una considerazione dopo l'intervento del consigliere a vita. Nella certezza che il sindaco nella conferenza dei servizi saprà portare forte e chiara la posizione di questo civico consesso, non posso non fare una considerazione amara dopo le parole che ho sentito, che poi sono un po' il leitmotiv del nostro gruppo. Lo diciamo da sempre. In questa vicenda emerge un po' l'assenza della visione della città di cui parlavo a vita. E di una assenza di una programmazione di interventi che rispettino effettivamente i bisogni della città. E in questo caso specifico i bisogni previsti nel piano regolatore e nel redigendo PUC che è ancora fermo all'adozione in giunta. Infatti proprio il vincolo conformativo che era posto su questa superficie non è mai stato tradotto in un intervento che poi si potesse praticamente fosse capace di dare alla città lo standard che era auspicato, no? Né il privato, che pure l'avrebbe potuto fare, ha mai avanzato nessun tipo di iniziativa. Però non si può non pensare che magari se l'amministrazione avesse provveduto anche nell'ottica dei fondi PNRR a programmare un intervento ad hoc in quell'area, probabilmente oggi non staremo qui a discutere di una richiesta di cambio di destinazione d'uso su un'area che comunque ad oggi non ha portato nessun beneficio. Quindi è chiaro che quando non si programma e si spendono soldi senza un'effettiva analisi dei bisogni dei cittadini, un esempio lampante, scusatemi, lo devo dire, è della vasca di via Rossini, io la chiamo la vasca di via Rossini, e credetemi, con amarezza stamattina ho letto sui social della posa della prima pietra in due opere realizzate. Così dobbiamo attenerci a, certo, diciamo, è attinente. Ho letto della posa della prima pietra su due opere che sono la realizzazione di un palazzetto dello sport e di una scuola con i fondi del PNRR. È attinente, caro Presidente. Perché a questo punto io mi posso chiedere e riflettere sul fatto che è chiaro che se si lasciano spazi vuoti, si lasciano senza progettualità, è facile anche per un privato poi presentare un progetto proprio utilizzando delle normative vigenti che te lo consentano e poi magari tentare anche di stravolgere l'assetto urbanistico. Okay, grazie consigliera. La parola a Giovanni Pezzullo.
cari colleghi, assessori, in aula, dopo pubblico e i web spettatori. Cari Carla e Pasquale, io credo che il momento è delicato, è necessario sotterrare l'ascia di guerra e fare questa battaglia politica tutti quanti insieme. Tutte le forze politiche che siedono in questo Consiglio Comunale in questo momento devono fare fronte comune per evitare che si innesca una deregulation senza precedenti sul nostro territorio. Per cui la lotta deve essere dura, perché noi non possiamo subire scelte calate dall'alto per effetto di leggi nazionali a dir poco pedestri. Vi faccio un esempio. Interpretazione. Fino a un certo punto interpretazione, perché questi uomini che hanno scritto il decreto legge Sud hanno posto in essere, per accelerare il procedimento amministrativo, tutta una serie di facilitazioni che sono veramente pericolose. Loro dicono che con una semplice autorizzazione unica rilasciata dalla struttura di ZES possono fare quel che vogliono, dove vogliono. Cioè io domani mattina nel mio giardino faccio un frazionamento, lo stacco dalla mia casa e mi realizzo un bel capannone, perché per loro è zona ZES. Questa è l'assurdità di questa legge. Tutto il territorio nazionale, per un'interpretazione, come dice Enzo Pelì, pedestre, qualsiasi spazio vuoto, cara Carla, quindi per rispondere a te, è utilizzabile. Quindi qualsiasi attività questo comune poteva mettere in piedi su quell'area sarebbe stato inutile, perché quell'area, come una qualsiasi altra, come il giardino di casa mia, il giardino di casa mia in questo momento è utilizzabile per realizzare un capannone industriale. Questa è l'interpretazione che viene data dal decreto Sud e dalla struttura di ZES unica, va bene? Quindi è assurdo, pedestre. Vengono meno gli standard previsti sul nostro territorio. I 18 metri quadrati di abitanti previsti dalla legge 1444 del 68, più volte richiamati nella nostra mozione. Quindi è impensabile. Allora significa che se tutti gli imprenditori di fatto maggiore contemporaneamente presentano su tutti gli spazi vuoti una richiesta per realizzare un capannone, il sindaco del Consiglio Comunale diventa impotente e noi non abbiamo più spazi per fare parcheggi, verde, strade. Vi pare possibile? Non credo. Quindi vi prego, sotterriamo l'ascia di guerra, mettiamoci insieme per fare questa battaglia seria, perché il momento è veramente, veramente delicato. Ok? Grazie. Grazie consigliere, la parola a Pellino. Buonasera a tutti. Allora, io sono il tecnico che faceva riferimento il consigliere Aveta, diciamo, che ha sollevato, diciamo così, il problema. Però correttamente, diciamo così, tutta la discussione è stata digerita in qualche modo, è stata affrontata da tutti i consiglieri comunali. In qualche modo avevamo deciso di non fare nessun tipo di intervento oggi in questa seduta, non perché non fossimo in grado di poter dire la nostra, diciamo così, perché giustamente poi poteva essere anche occasione di poter fare polemiche, sollevare problemi su cose che non vanno, eccetera, eccetera. Allora, la lista potrebbe essere lunghissima, diciamo così. Io mi permetto di dire che il governo, se ha deciso in qualche modo di non stravolgere, di dire guardate, ma queste aree devono essere intese uniche, riferito ovviamente a quelle che esistono come zone, le 8 ZES, no? E estendendo, diciamo così, la possibilità di poter fare interventi anche su aree che attualmente non rientrano nelle 8 ZES, ma che hanno comunque delle attitudini a poter essere sfruttate. E mi riferisco, noi abbiamo due comuni a confine con il comune di Frattamaggiore che hanno proprio queste caratteristiche. Per chi conosce il comune di Grumolevano sa che il comune di Grumolevano è fornito di una zona industriale che va da Grumo verso Arzano, quella è definita zona industriale, dove nel corso degli anni sono nate delle industrie, poi molte di queste industrie sono andate dismesse, si sono trasformate, alcune sono anche scomparse, per cui sono ancora aree libere, e allora
quale area migliore di poter fare interventi anche su questa, per non fermarsi soltanto a quelle 8 aree così grosse, diciamo così, che sono. Poi in più mi faceva anche una, un'altra riflessione, cioè, ma è chiaro che chi vuole intervenire, giustamente magari il governo ha pensato di dire ma siate più veloci, più celeri nel fare, perché noi possiamo conoscere il Comune di Frattamaggiore e non mi risulta che il Comune di Frattamaggiore abbia fatto da ostacolo nel rilascio delle attività, anzi molte volte noi abbiamo criticato per il contrario, diciamo così, che era troppo veloce, diciamo così, perché magari per la fretta di poter far nascere delle attività industriali magari insomma si lasciava perdere qualche cosa, cioè qualche carta non era arrivata per tempo e via di seguito, quindi era troppo veloce. E invece chi sta, noi non possiamo sapere se la Sicilia, le zone ZES della Sicilia sono altrettanto celeri ed efficienti, non possiamo sapere quella pugliese o della Sardegna eccetera eccetera, no? Quindi giustamente avranno pensato, dice, ma noi dobbiamo accelerare, dobbiamo creare i presupposti per far accelerare, ma questo non significava che nella costiera amalfitana si possono fare i capannoni industriali, cioè, perché la costiera amalfitana o sopra quella sorrentina o Capri fa parte sempre del sud, no? E quindi è chiaro che l'intesa era quella di permettere agli imprenditori che volessero allargare le loro attività, poter, ecco l'esempio della Novartis che tu prima Pasquale hai fatto riferimento, quella è un'attività industriale importantissima a livello nazionale, allora, Pasquale, che aveva necessità di poter usufruire di benefici di natura fiscale per poter ampliare la propria attività che già esiste facendo un ampliamento di 200, per 200 unità. Quella Novartis non rientra nella zona ZES, rientra in una zona industriale, fa parte, non so, insomma, mi sembra la zona di Pompei, e quindi è chiaro che per queste attività chiunque ben venga, no? Ma nelle nostre zone. Allora, innanzitutto il nostro piano di lavoro è stato pensato proprio per poter permettere alle attività industriali che all'epoca erano presenti sul territorio di potersi allocare in aree più adatte, idonee. Vi ricordo la zona MacDub, quella che oggi noi conosciamo MacDub e la Sasa, erano zone industriali di una certa importanza e con il piano regolatore del 1999 fu data la possibilità a queste attività di potersi allocare fuori il territorio cittadino e quindi nacque la zona PIP, quella che oggi conosciamo come zona PIP e la zona D2. Quelle sono attività che hanno delle caratteristiche tali da poter permettere delle attività artigianali, industriali di potersi trasferire, no? Ma no, certamente in quelle aree in pieno centro vincolate a strutture standard, no? Che sono fondamentali. Le standard nascono da una legge nazionale. Le leggi nazionali non sono derogabili, non sono derogabili, per cui l'interpretazione di dire tutto il meridione è zona ZES non significa che l'isola di Capri io vado a fare un capannone. È chiaro, no? Una cosa già, così come mi dispiace che poi si dica i fondi PNR eccetera eccetera, si fanno polemiche, secondo me inutili, anche perché non è questo l'obiettivo. La nostra appello e difesa è per l'intero territorio di Frattamaggiore, anche perché questo potrebbe essere un episodio non singolo, il che diventa poi preoccupante, perché l'intero territorio di Frattamaggiore all'improvviso potrebbe essere considerata dalla stregua. Io penso che non ci siano i presupposti, per cui probabilmente forse il comune dice non potrà fare ricorso, da secondo me per la tutela dell'ente potrà sempre ricorrere in una scelta fatta anche arrivare al Consiglio di Stato se è il caso, perché è una tutela che noi stiamo facendo per tutti i cittadini, che va al di là dei colori politici chiaramente, e né tantomeno qui stiamo a criticare il governo o altro, no, il governo fa la sua parte, però giustamente non poteva sapere se a Frattamaggiore sulla provinciale ci poteva stare in pieno centro un'area che non ha le caratteristiche tali da poter allocare un'attività industriale, perché siamo in pieno centro. Ma con lo spirito di poter far ripartire l'Italia, questo è lo spirito. Allora,
non facciamo polemiche, Giovanni, cerchiamo di anche di... Io mi dispiace di essere intervenuto perché non era mia intenzione fare nessun intervento, no? Né tantomeno polemico, diciamo così, ma invito tutti quanti a fare scudo nei confronti di chi pensa che in qualunque momento, in qualunque parte di Fratta Maggiore, perché magari trova terreno fertile, si possono fare interventi di questo genere. Grazie. Grazie architetto. La parola a Pasquale Del Prete. Buonasera Presidente, buonasera pubblico in sala. In realtà, come diceva poc'anzi Pellino, si era deciso in un determinato modo gli interventi di stasera, ma ben venga, quando poi si va nella stessa direzione è bene anche sottolinearlo. Quindi dovremmo anche un attimino chiarire il perché e il per come ci troviamo qui stasera, perché la genesi di questa seduta di Consiglio Comunale, non a caso il Presidente ha sottolineato più volte, a più riprese, che è una seduta monotematica, quindi non è occasione, non è momento per sottolineare altri aspetti che travalicano quelli che sono gli argomenti di stasera. In realtà io ringrazio anche la stampa, vedo Tony Mattia che interrogato a pieno titolo diceva i capogruppi che dicono, stavolta puoi registrare che bene o male diciamo tutti quanti la stessa cosa, e quindi questo è un aspetto che va sottolineato in una fase, mi auguro, anteriore, durante e soprattutto posteriore, perché io riconosco i miei limiti di natura tecnica, perché io faccio il politico, mi attengo a quello che è la politica, e soprattutto abbiamo la fortuna di avere in quest'aula parte della politica degli ultimi 10-15 anni, forse pure qualche anno in più, due sindaci, il sindaco Marco Antonio attuale e Francesco Russo, con cui ho condiviso un passaggio per quanto riguarda l'area PIP, l'area D2, quindi qualcosa che praticamente sta sulle carte, atti fatti che di cui non possiamo assolutamente dimenticare. Quelli che saranno gli spazi, che così li definisce Carlo Ambrico, ovviamente noi li vogliamo rimanere e destinare a quello che abbiamo programmato per tempo, e diciamo nel corso del tempo siamo stati confermati, quindi forse si sono rilevate delle scelte. Ovviamente i tempi sono cambiati, nessuno pensava a una pandemia, nessuno pensava alla globalizzazione, nessuno pensava a quello che in realtà è successo. Oggi più che mai non possiamo, in quest'aula non è che possiamo ritenerci l'ombelico del mondo e definire che la ZES è qualcosa di orribile. La ZES noi, almeno per quello che è la dichiarazione che ho rilasciato a Mattia, di cui non rinnego, la ZES sicuramente nell'area a loro destinata, per me è un'azione ovviamente lodevole. E noi siamo qui, credo, di interpretare il pensiero di tutti, ma anche quello del sindaco attuale, e che ben venga la zona ZES, ma ci facciano capire quali sono i confini. Sicuramente un capannone noi vicino alla chiesa di San Sossio non lo vediamo, non lo sposiamo e ovviamente lo respingiamo. Io quello che chiedo, ovviamente non, mi attengo a chi è deputato a fare questo lavoro, ovvero il parere tecnico rilasciato dall'avvocatura, dal dirigente, e quindi non entro minimamente nell'ambito del discorso tecnico. Ovviamente chiedo al sindaco, che sarà lui deputato, anzi forse è il caso anche di spiegare quelle che sono le fasi successive, cioè cosa prevede dopo questa seduta di Consiglio Comunale. Faremo fronte comune, benissimo, questa delibera dove sarà inviata, a chi leggerà questa nostra delibera, cosa avverrà, un comunicato stampa, se qualora non venisse rispettata la nostra volontà, qual è l'idea, quella di eventualmente andare ad impugnare il provvedimento che nascerà, perché domani mattina dobbiamo far capire a chi ci sta seguendo da casa che cosa succede se quello che noi stasera decidiamo è quello che noi abbiamo sottoposto come proposta, mi pare sottoscritta da tutti, che cosa accadrà? Cioè se qualcuno sopra le nostre teste deciderà che in tutte le parti, quelle poche parti, che purtroppo uno dei limiti di Fratta Maggiore, che abbiamo pochi spazi, siamo tutti concentrati e quegli pochi spazi potrebbero, come diceva Giovanni Pezzulli, essere occupati da un capannone, lo sviluppo. Pasqua ben venga, 200 posti, 2000 posti, 3000 posti, io diciamo queste storie le ho sentite. C'è qualche esempio, mi dicevo poc'anzi, della Novartis a Torre Annunziata, ben venga, noi la Novartis purtroppo chiusa e riaperta non ce l'abbiamo. Se vanno ad intervenire in quell'area, qua siamo tutti andati a fare l'applauso, ben vengano con nuovi posti di lavoro. Però andare ad insediare dei capannoni di cui noi conosciamo quali saranno gli sviluppi, quali saranno le cose, credo che noi, nessuno di noi non farà veramente una battaglia. Allora facciamo capire e intendere che noi stasera mandiamo un messaggio chiaro, univoco, preciso, compatto, al di là di quelle che sono le appartenenze ai gruppi politici, in cui Fratta Maggiore non vuole assolutamente che la ZES vada oltre quelli che sono i confini ad essere destinati. Poi che ci sia un ampliamento in quelle che sono le zone industriali, le zone dei servizi, ecco, se ne può discutere, ma chi
viene, tra virgolette, ad entrare in casa nostra senza bussare, senza fare, noi lo mettiamo sicuramente sulla porta o quantomeno alziamo barricate. Grazie. Sì, consigliere, la parola al dottore Russo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Diciamo che non ero d'accordo, già l'ho detto alla mia capogruppo, alla dottoressa Amaducci, di non, come dire, di non intervenire su un argomento così importante, perché non poteva diciamo essere un argomento che passasse in sordina, vista la gravità ovviamente con cui, diciamo, almeno sentendo, diciamo, le parole durante questo mese, e come diceva l'architetto Pellino, che condivido ogni parola, e quelle che diceva l'amico Avito, forse scoperto per puro caso, no? Dice lui, io sono stato il tecnico, diciamo, che ha scoperto questo. Io l'8 agosto stavo in ferie, diciamo, mi concedo quei 20 giorni in 365, però il sindaco giustamente diceva che stava qui, e quindi diciamo è strano che sia arrivato, almeno da quello che sento, al 29esimo, 30esimo giorno del famoso silenzio assenso per una scoperta, come diceva Enzo Pellino, per puro caso. E allora io ricordava bene il consigliere del prete Pasquale, che diciamo non mi ritengo uno, diciamo, anzianissimo, però riesco a fare un po' la memoria storica, no? Un po' dello sviluppo industriale, senza tediare il Presidente del Consiglio, che già mi guardo, che saluto, mi guarda un po' perplesso. Io sono uno di quelli che ha vissuto un po' le fasi evolutive storiche delle zone industriali, questo parolone che riempie la bocca, no? E che poi abbiamo visto tante cattedrali nel deserto, e spero che la Novartis non sia una di quelli, pur essendo un medico che conosco la serietà della casa svizzera. Ebbene, voglio dire, io ho vissuto tutti questi paroloni, acronimi bellissimi, passando dal 1999 con i patti Zen, che non era la filosofia orientale, ma Zen stava per zona espansione a nord, caro Presidente, non è una filosofia. Il dottore Granata, all'epoca consigliere comunale, lo ricorderà pure a lui, c'era il vice sindaco, il professore Pasquale Ratto, che abbracciava questa idea dello Zen, che non era lo Zen orientale, fallita. Poi dopo lo Zen ci furono i distretti industriali, i famosi ambiti 5, che dovevano risollevare il tessile e il calzaturiero, voglio dire, con la venuta dei cinesi, non riuscimmo a fermare, diciamo, lo Zen, diciamo, dei cinesi. Poi ci furono i PIP, diciamo, che abbracciammo questa croce dei PIP, che pure dovevano essere, ebbene, come ricordava prima Enzo Pellino, riuscimmo finalmente a dare una delimitazione, no? Dei PIP, della zona ASI, poi successivamente della zona D2, grazie anche alla prerogativa politica, che era, diciamo, dei consigli comunali, che ovviamente il consiglio è il vero dominus dell'urbanistica. Allora questo siamo riusciti a fare, e quando persone, Enzo, no? Ci vedevano scettici, no? Sulle cos'era i PIP, non riuscivamo a partire, voglio dire, non, fortunatamente all'epoca non c'era nessuna epidemia, non c'era quella del Covid, insomma, e spero che non ci sarà in futuro questo del vaiolo delle scimmie, insomma, quindi sono altre epidemie. Quindi voglio dire, dopo le epidemie ci sono i soldi. All'epoca veramente, insomma, friggevamo il pesce senza, oppure senza olio, viceversa, non c'era né pesce né l'olio. Ebbene, voglio dire, riuscimmo a partire con molta difficoltà, però abbiamo dato un'etichettatura urbanistica molto precisa, perché ovviamente il Consiglio Comunale decideva che in quella zona, tra Fratta, Grumo, il famoso distretto industriale Grumo-Aversa, poteva essere, voglio dire, quella, a differenza di quello che diceva l'ingegnere Pezzullo, che non volevamo fare il capannone e il giardino di nessuno, però dicevamo, chi ha intenzioni serie di costruire deve costruire lì. Che cosa? A produrre lì. Poi chi vuole commercializzare, c'è la zona D2, e anche là ci siamo impegnati. Abbiamo abbandonato tante opere pubbliche per investire nella zona D2 affinché anche, come dire, il falegname potesse uscire dal sottoscala, no? Anche, come dire, diciamo, l'elettraude, il meccanico potessero sloggiare dai marciapiedi al centro della città per andare in quella D2, e l'abbiamo fatto senza avere aiuto di nessuno, con fondi comunali, senza avere il PNRRR di turno, eccetera. E l'abbiamo fatto, Enzo, tu ricorderai. Ebbene, noi riusciamo a dare un'impronta politica alla nostra città,
anche con molti sacrifici, lasciando a volte anche quella di mettere una panchina al corso, pur di delocalizzare bene queste attività, alcune delle quali, voglio dire, erano anche oltremodo inquinanti per la nostra città, insomma, per quanto riguarda l'attività produttiva. E l'abbiamo fatto. Ebbene, ho avuto la sfortuna di conoscere il presidente dell'ASI, il dottore Giosi Romano, nel lontano 2018, sindaco di Busciano, io candidato col PD, lui con Forza Italia. Ebbene, voglio dire, di mattina facevi il sindaco di Busciano, di pomeriggio c'è il presidente dell'ASI e di notte c'è la campagna elettorale per Forza Italia. Noi scrivemmo all'epoca al governatore De Luca affinché potesse commissariare la zona ASI, perché era una lotta impari. Cioè, io e il collega di 5 Stelle, poi voglio dire, pigliamo palate io e lui stesso, e viene eletto, voglio dire, il collega Mautone dei 5 Stelle, ma era altra era. Ebbene, voglio dire, questo Giosi Romano, con questa parolona dell'ASI, io all'epoca come sindaco, tra virgolette, non lo votai, votai al sindaco di Nola, votai a Biancardo, non votai Giosi Romano, e anche la persi, voglio dire, perché fu eletto lui come presidente dell'ASI. Ebbene, voglio dire, lui, insomma, con quest'ASI, alla fine, in tutti i comuni, riusciva praticamente a violentare quello che erano le prerogative politiche dei consigli comunali e intervenire laddove i consigli comunali guardavano impotenti, diciamo, delle autorizzazioni che magari il consiglio comunale, anche quello più spregiudicato politicamente, non avrebbe mai concesso. Perché c'era questa cosa dell'ASI, eccetera, eccetera. Poi, come ricordava forse Pasquale Aveta, si è trasformato da centrodestra, è diventato difensore del centrosinistra, l'abbiamo fatto responsabile del GES unico. Allora io dico, e mi rivolgo ovviamente all'ingegnere Raimo, allora, ma nello GES, caro Pellino, ci sono colleghi architetti, non so, ingegneri, geometri, affini, artificieri, qualcuno? Cioè, allora io vado a vedere dove sto localizzando un opificio. Quando è? Di 20 metri? Non so, tu che sei più esperto. Quando? 10 metri 80 su un'area di 5.000 metri, o no, o giù di lì, non so, 5.000 metri. Cioè dico, ma io vado, cioè questa cosa, ma pure se un bambino della Lego deve mettere un opificio al centro di una città, giocando a Monopoli, no? Voglio dire, si rende conto dove lo mette? Cioè, anche in maniera spregiudicata. No, ma... cioè io non lo so, ma dico no, ma lascia stare, io sono medico, cioè voglio dire, dico, cioè in maniera anche spregiudicata, no, dico guarda, io concedo, diciamo, di mettere una cosa lì, così, anche se volessi mettere delle costruzioni, ma lo vado a mettere al centro di una città, già di una città, di 5 chilometri, insomma, eccetera, roba varia, vicino, insomma, e allora dico, veramente, allora stiamo alla spregiudicatezza totale. E poi la cosa che più, voglio dire, insomma, che dovrebbe colpire un po' tutti noi consiglieri comunali e tutta la classe politica, segno dei tempi che la politica non conta niente più, caro Pasquale. Tu fai discorsi, diciamo, o Gattopardo, cioè, voglio dire, cioè no, un imprenditore, o presunto tale, ma magari non è l'amministratore legato alla Novartis e manca la Pfizer, no? Cioè, ma uno dice, guardate, ma io credo che la cortesia istituzionale era quello di bussare la stanza di Marco, che è sempre disponibile, aperto. Dico, sindaco, che io volessi mettere un capannuncillo in coppa a sta cosa. Te è possibile? Cioè, io credo che conoscendo il sindaco l'abbia preso a calci. Invece no. In maniera, voglio dire, credo, menefreghista, cioè, diciamo, prepotente, con protervia, presenta questa sfogliatella dell'8 agosto, insomma, senza dire niente, sai, cioè, beh, stanno in ferie, diciamo, i politici guarderanno altro, insomma, non c'è il guardiano del faro e quindi faranno, diciamo. Allora dico, veramente significa proprio il non rispetto istituzionale su un territorio. Dice, vabbè, tanto me la dà Giosi. Ma Giosi chi è? Ma io no. Cioè, allora è questo che a me personalmente rattrista. E non sono manco d'accordo con te, Pasquale, ma pure 500 posti lavoro. C'è bisogno della cortesia istituzionale di chiedere, voglio dire, come è possibile cercare di creare un meno impatto là sopra. Noi ricordo, e questo Enzo lo ricorderà, quando facemmo la zona PIP, voglio dire,
capimmo che probabilmente non era più il tempo di investire sul tessile e calzaturiero, perché stava andando in crisi. Facemmo una manifestazione di interessi, abbassammo, voglio dire, i capannoni, perché concertammo con gli amici di Grumonevano, no Enzo, ci staccammo da via, come si chiama, via Dante, quella di Grumonevano, perché rispettammo addirittura il comune vicino, ma per un rapporto, come è giusto che sia, anche di saper vivere con il comune vicino, visto che noi tra un comune e un altro non è che passa la Maremma Toscana, passa un marciapiede, passa una strada di 5-6 metri, marciapiedi di destra e Fratte, marciapiedi di sinistra e Grumonevano. Allora dico, questi concetti di educazione politica, ma non esistono più, perché addirittura gli amici di Grumonevano pensavano che là, voglio dire, mettevamo delle concerie, delle cose, non so che, la nuova Solofra, eccetera eccetera, ma in realtà tutto mettevamo tranne questo. Allora dico, se mancano questi concetti, ma noi possiamo parlare di tutto, ma diventa filosofia, Pasquale, perché ormai non c'è più l'educazione politica, la politica non conta niente più, non conta niente più, conta il dirigente di turno che riesce un po' in certo qual modo a essere, diciamo, cambiare vestiti di giorno, di notte, di pomeriggio, e ovviamente riesce a mettere questo, voglio dire, nascondendosi dietro ad acronimi, oggi Zen, ieri Zen, oggi ZES, domani non so, ZEZ, di ordine praticamente alfabetico, e ovviamente la politica, noi siamo qua a scaldare le sedie e ovviamente a prenderci gli improperi dei cittadini facendo, voglio dire, insomma, quelle cose che certamente i nostri cittadini non vorrebbero mai che accadessero. Allora valla a spiegare un cittadino, ma voi con cittadino ti capisce che cos'è la ZES, che cos'è la ZEN, capisce solo che tu in quel momento, voglio dire, metti una cosa lì in mezzo alla città, in mezzo alla strada, insomma, va a capire chi è la ZES, chi è Giosi Romano, chi è il piano urbanistico, che... Allora ben venga, quindi una, insomma, una, la lode, voglio dire, insomma, al sindaco, sicuramente al presidente del consiglio comunale, a tutti i consiglieri comunali, a tutti i capigruppo, come ricordava prima qualche consigliere comunale, di aver fatto questo consiglio comunale, che a più può essere praticamente ultroneo, può essere, diciamo, superficiale, ma significa di nuovo impossessarci di quello che è la nostra prerogativa, cioè di fare politica, di dare indirizzi e soprattutto quello che ormai la legge dà, quelle pochi poteri al consiglio comunale, essere praticamente il dominus e il guardiano del nostro territorio anche dal punto di vista urbanistico. Grazie consigliere, la parola a Fabiana Matucci. Grazie Presidente. Volevo ringraziare tutti i colleghi consiglieri che insomma in sinergia hanno lavorato per arrivare a questo Consiglio Comunale. Ribadisco quello che abbiamo già detto, quindi sarò molto breve, che sicuramente l'importanza delle attività imprenditoriali che sono alla base diciamo dell'istituzione della ZES non può prescindere da quelli che poi sono i diritti e gli interessi della collettività. Di conseguenza quindi penso alla vivibilità e alla viabilità del nostro territorio. Noi siamo amministratori di questa città. Vi invito, e sicuramente quasi tutti voi sapete, nell'orario di punta, in quella zona prevista in cui sarebbe poi, diciamo, secondo quelli che sono i piani previsti, sarebbe dovuto arrivare questo opificio. È una zona densamente ricca di traffico, perché lì vicino, praticamente a distanza di poco, centinaia di metri, ci sono un paio di scuole, forse due o tre, nel circondario di 100 metri. E negli orari di punta, dalla mattina fino poi all'orario di punta del ritorno, quindi alle 8 del mattino, vi invito a percorrere quella strada, e in direzione Fratta Maggiore c'è diciamo una coda chilometrica, possiamo dire almeno un chilometro di coda nella direzione Cardito a Fragola verso Fratta Maggiore. Viceversa, ovviamente, sicuramente, perché Fratta Maggiore è una città accogliente di servizi, in direzione invece Fratta Cardito a Fragola è praticamente, diciamo, possiamo dire quasi,
è una strada deserta, si va verso l'infinito. Quindi fate queste considerazioni che però vanno fatte, proprio perché in quella zona, in quel punto, una struttura simile sarebbe chiaramente in contrasto con quelle che sono poi anche delle esigenze del territorio. Di conseguenza, quindi, noi amministratori qui questa sera possiamo, diciamo, ribadire, lo stiamo facendo, contrastare tutte quelle che sono le iniziative contro quello che è anche il piano urbanistico, chiaramente, e ringraziare ovviamente l'ente in capo all'ufficio tecnico che ha elaborato il parere, ovviamente, secondo quelle che sono poi tutte le normative, e proseguire ovviamente su tutte quelle che sono le iniziative che non possono essere a favore del nostro territorio e della collettività. Grazie consigliera. La parola a Mimmo Raimo. Sei venuto a fare, scusi. Sera, funziona? Sì. Allora, innanzitutto ti ringrazio Presidente per l'invito, visto che oramai, voglio dire, dal 5 agosto sono dipendente, diciamo, del Comune di Casole e quindi prestato, tra virgolette, al 20% con il Comune di Frattamaggiore. Ovviamente ciò non mi esonera dal, diciamo, dallo svolgere al 100% tutte le funzioni, almeno quelle più importanti, fino a traghettare con l'arrivo dei nuovi due diciamo, dirigenti all'urbanistica e ai lavori pubblici, che può essere ottobre, novembre, poi dipende dalle procedure che stanno in corso, e sono felice di farlo, quindi questo ci tenevo, diciamo, a dirlo. Detto questo, volevo un intervento prettamente tecnico, ovviamente, però qualche riflessione la vorrei fare pure io. Innanzitutto sulla questione dell'ufficio tecnico. I due tecnici che si sono prodigati insieme a me ed con l'aiuto, diciamo, col supporto del sindaco finché non siamo andati in vacanza il 19, hanno richiamati dalle ferie, da me, dal 16, perché io la convenzione ce l'ho dal 16 agosto, quindi il tempo veramente è stato minimo, ridotto proprio all'osso, una settimana, per poter elaborare un parere che doveva essere e deve essere, tra virgolette, diciamo, valutato da 5 organi sovracomunali, la città metropolitana, il ZES, l'ente idrico, eccetera, genio civile, deve essere ed è secondo noi inattaccabile. Poi faccio una riflessione su ciò che sarà la conferenza dei servizi del 24 decisoria, su quello che almeno penso io come andrà a finire, ed è completamente, diciamo, la vedo in maniera completamente opposta a quelle che sono state le riflessioni politiche sia del dottor Russo che di Pasquale Aveta. Ma questa è una riflessione del tutto personale e tecnica, ripeto, non c'entra nulla di politico. Allora, dicevo, il parere che è stato elaborato, diciamo, in uno con i tecnici istruttori, che hanno svolto in una settimana veramente un lavoro lodevole, si è basato su due strade parallele che poi sono unite, diciamo, nell'espressione che voi ben sapete, sta agli atti, credo, del Consiglio Comunale. Uno sul fatto che quella è una zona standard, è è un'area definita come attrezzature collettive, quindi attrezzature scolastiche, ma abbiamo fatto anche una riflessione tipo sociale, quindi guarda, come dice il dottor Russo, noi abbiamo tre aree, e anche Enzo Pellino, abbiamo tre aree ben definite dove è possibile insediare, diciamo, delle attività industriale, artigianale, commerciale, chiamiamole come vogliamo, diciamo. E quindi abbiamo messo in risalto cosa? Anche la mancanza di infrastrutture idonee a sopportare un carico maggiore
diciamo sotto il profilo proprio carico più che urbanistico ma di viabilità e per mancanza di infrastrutture per una conformazione del territorio stradale diciamo di Frattamaggiore. E questa cosa è inutile che io rilegga diciamo il parere perché sta agli atti ed è pubblico, ci ha portato a, a dichiarare non conforme il progetto, anche se il progetto in sé è stato redatto lasciando, come diceva anche l'ingegnere Pezzullo, il 10%, così come prevedono le norme nazionali, di standard, o meglio di opere di urbanizzazione primaria, secondaria, chiedo scusa, del 10%, circa 500 metri quadri, perché il lotto è 5.000 metri quadri, l'altezza è 10 metri 50 circa, 10,80, la superficie è circa 1.500 metri di superficie coperta, inferiore allo 0,5 che stabiliscono le norme regionali e nazionali. Quindi il parere, anche se è stato alla fine poi espresso il penultimo giorno, ma ovviamente è arrivato il 9 agosto che è venerdì prima del Ferragosto, dove i dipendenti erano già in ferie autorizzate e dove il dirigente è stato riassunto per convenzione il 16, quindi in tutto c'è stato una settimana per elaborare, quindi 5 giorni lavorativi, comprese la notte, anche se è stato quindi arrivato al 21° giorno, ritengo, a meno che non siano poi stati fatti dei rilievi da parte di qualche tecnico, consigliere o qualcun altro, ritengo sia stato studiato anche con l'avvocatura, con il supporto dell'avvocatura, sia stato strutturato con queste due finalità: il mancato rispetto delle norme del PRG e delle riflessioni serie sull'aspetto sociale e del territorio di Frattamaggiore. In merito, qualcuno, questo è un chiarimento tecnico, qualcuno chiedeva notizie in merito alla titolarità del richiedente del PDC, e proprio prima di salire mi sono spulciato un po' questa notizia, perché è secondaria ma poteva essere anche importante ai fini di un eventuale ricorso che verrà proposto. In realtà la società che ha un terzo della proprietà è stata autorizzata dal proprietario stesso, Barra Ferdinando, che ha la proprietà della parte restante dei due terzi. Quindi c'è una delega, una procura a richiedere il permesso, quindi la titolarità a richiederlo ci sta. Tra parentesi, quindi c'è il 100%, perché è la stessa persona che sia amministratore unico della società che proprietario della parte restante dei due terzi. Noi, giusto per chiarimento sempre tecnico, la pratica arriva a noi attraverso una PEC al comune di Frattamaggiore. Il titolare della richiesta la fa attraverso Imprese in un giorno. Imprese in un giorno sta sul portale della ZES, con una miriade di file, a memoria ne sono circa 80, solo per scaricarli ci vuole una giornata. Chi è bravo, chi è meno bravo ci vogliono una settimana. Ovviamente ci siamo messi a guardare quelli indispensabili, quelli là prettamente tecnici, tipo impianto fognario, impianto strutturale, che sono importantissimi, in una fase successiva li abbiamo tralasciati. Ci siamo, abbiamo fatto una riflessione su che cosa? Su ciò che era la relazione tecnica, su quelli che sono stati poi gli atti numerici, per dire ok, vediamo un po' se hanno rispettato almeno
gli indici, a parte il fatto che per noi era già da dinegare perché era contro il, era, diciamo, andava contro quelle che erano le norme del piano regolatore, però ci siamo messi anche a guardare, diciamo, la parte numerica, perché dei tecnici questo fanno. Devo dire che sotto questo aspetto l'intervento è conforme a quelle che sono le norme delle zone artigianali e industriali, e quindi io ritengo, a conclusione volevo fare una riflessione del tutto personale sulla conferenza del 24, che ripeto è decisoria. Noi non abbiamo, tra virgolette, non possiamo aggiungere altro, o meglio, il sindaco, se vuole partecipare e diciamo può intervenire, questo non me lo ricordo se il sindaco può intervenire o c'è sempre il responsabile del precedente che debba fare sue, diciamo, le riflessioni tecniche. Su questo mi sfugge se lo debba, diciamo, fare io o chi per me, questo non posso fare sempre io, e quindi può partecipare manifestando il disappunto, diciamo, la questione sociale eccetera, però rimane poi fine a se stesso. E il 24 lì ci, diciamo, il presidente Giosi Romano e la struttura, diciamo, dai, non il presidente, ci diranno, sperando, perché non abbiamo ancora avuto i pareri sia della città metropolitana che del genio civile e dell'ente idrico, ci dirà se, diciamo, viene accettato o no questo PDC. Ripeto, qualcuno diceva loro faranno ricorso ai privati perché la struttura boccerà. Io invece sono pessimista. Io sono pessimista. La struttura approverà il progetto. Per me la struttura l'approverà. Proverà perché a prescindere dalle riflessioni politiche che esulano, diciamo, dal mio contesto e da ciò che, diciamo, sono le mie competenze. Io sono, diciamo, convinto che la linea della struttura ZES è quella di approvare, finché non ci saranno degli indirizzi, non verrà, diciamo, emanato il DPCM che ci si aspetti. Così, sono convinto che tecnicamente lo approveranno e noi faremo ricorso. Ma faremo ricorso in maniera a carro armato, come si dice in napoletano, diciamo, oppure col bazooka, voglio dire, perché questo vuol dire, come quell'intervento che faceva la consigliera Ambrico, di aree da saturare con interventi di tipo pubblico, a Frattamaggiore ce ne sono 22, se non erro. Quindi potrebbero teoricamente, oltre alle aree libere, e parlo delle aree che stanno in zona via Sepenuva, in fondo, tutte quelle nella zona di Volta Carrozza, sono aree potenzialmente edificabili per la ZES, ripeto, né per il PRG, né per il sottoscritto, né per quelle che avete manifestato voi, sono aree potenzialmente edificabili. Quindi dobbiamo insieme, se ci sto io, se ci stava l'altro dirigente sarà la stessa cosa, fare ricorso. Ovviamente la partenza non è solo il parere negativo, perché noi abbiamo espresso un parere tecnico su due elementi fondamentali, voglio dire, ma sarà, diciamo, il leitmotiv dei prossimi mesi di questa amministrazione, perché ritengo che la struttura ZES prenderà una strada diversa da quella che uno si aspetti, diciamo, da questo consiglio. Se ci sono notizie tecniche rispondo, altrimenti ho finito. Bene, ok, grazie. La parola a Pizzullo. Potremmo porre in essere qualche atto in autotutela nel momento in cui la conferenza dei servizi si esprime in maniera favorevole?
Non c'è nessun atto in autotutela da fare? Sei sicuro, ingegnere? Vabbè, vedremo, diciamo, la 241 cosa dice, ma a memoria... La 241 prevede anche un'iniziativa in autotutela da parte nostra, quindi prendiamo in considerazione anche questa cosa prima di ricorrere direttamente poi... Assolutamente, io ritengo che qualsiasi atto bisogna fare per tutelare il territorio, ma ripeto, non è solo quell'area, quella è una delle aree, che poi la polemica politica tecnica si è realizzata su quell'area in 25 anni, è rimasta terreno, non si è costruito, questo non, per me non ha nessun tipo di, diciamo, io mi fermo alla parte tecnica, perché di quelle aree ce ne sono 22 sul territorio. Ce n'è una piccolina, facevo l'esempio al sindaco appena l'abbiamo saputo, il 9, perché l'8 è arrivato, il 9 l'abbiamo saputo, ed era venerdì prima del Ferragosto, e dicemmo, ma dissi, guarda sindaco, ma così per a memoria, a Via Fiume c'è un'area standard piccolina all'interno di una stradina, sono circa 1000 metri, ti rendi conto che se passa proprio così? Questa fu la prima sensazione, proprio a pelle. Guarda, ripeto, a pelle lo posso dire, posso confermare al 100%. Ma tu lo sai che si realizzano un capannone, un'attività industriale tra via Fiume e via Giangrande, credo sia, o in quella zona lì? Sai che succede? Cioè lì gli devi autorizzare anche a passare con, non dico con i tir, ma con i mezzi più grandi, anche se c'è il divieto, vabbè, eccetera. Ma è una tragedia per un territorio come Fratta. Voglio dire, anche perché la ZES non prevede la distinzione tra centro storico, anche in zona agricola, anche in zona agricola, non le abbiamo noi. Ovviamente questo, ti ripeto, l'architetto Pellino, Enzo Pellino, ha fatto una riflessione, ma allora c'è Sorrento, c'è Capri, c'è... Oggi non lo so se Fratta, perché anche Acerra hanno fatto un intervento del genere, stanno in discussione. Altri comuni ho chiesto, il comune di Casore dove sto io ho chiesto, non c'è richiesta di pratiche. Credo sia anche un modo per aprire un varco giurisprudenziale, non lo so, un varco per la struttura a muoversi in un in questo marasma, diciamo, di incertezze di come autorizzare. Io sono convinto che la ZES voglia autorizzare dappertutto, secondo me. Poi lo dico e mi fermo. Un attimo, perché... ingegnere, perdonami. La zona ASI, la zona ZES e la zona ASI ha un'unica proprietà, cioè una società... Prego. Allora, la parola al Borino. Allora, la zona ZES nella zona ASI ha un'unica proprietà, cioè un'impresa che ha espropriato tutti i terreni. Perché ovviamente se passa questo ci prepariamo anche a fare la battaglia in quella zona, quindi facciamo battaglia contemporaneamente. Volevo capire questo, grazie. La zona ZES, nella zona ASI, che appartiene anche al territorio di Frattamaggiore, Arzano e Casoria, ha un'unica proprietà, perché ovviamente è da capire l'ultimo anche questo. Atto... L'ultimo atto della zona ZES è 10.000 metri quadrati. Ha un unico proprietario, cioè la società, una società ha espropriato tutti i terreni, questo voglio capire, perché se passa, ricordo bene, ha comprato tutti i terreni, perché se passa quest'atto ci prepariamo anche là a fare una battaglia. Se ricordo bene, però vado a memoria, ovviamente, credo sia l'azienda, credo Pipallo mi sembra, che ha fatto l'intervento lì dentro, ricordo bene. Quell'esproprio la fa l'ASI, proprio lì c'è la competenza dell'ASI a fare l'esproprio, quindi noi non è che un terreno privato tipo questo qua o gli altri dove c'è diciamo la forza, diciamo, del proprietario di richiedere, lì è l'ASI che ha autorizzato la società a fare l'intervento, che poi rientra in zona ZES. Mi sembra, diciamo, quasi scontato che le zone ASI possono essere ZES, però mi riservo di vedere le particelle. Infatti, perché non me le ricordo, capito? Cioè, queste là non è tutta zona ASI, cioè ci sta una parte che non è zona ASI, è stata espropriata. Gennaro, non me lo ricordo. Vabbè, per... Era... Va bene.
Grazie Presidente, solo una questione logica, a parte volevo dire, perché a volte si sistema con la filosofia ciò che non riusciamo a dire in modo pratico, no? Perché a volte diamo un po' di eleganza a quello che diciamo, non è che diciamo solo fatti ideologici. Quello che non mi torna è che noi facciamo un parere inattaccabile e poi perdiamo in sede di ZES e forse perdiamo una causa, cioè non ho, allora questo parere è inattaccabile o è attaccabile? Perché tu parli con la filosofia. Ecco, allora, ci vuole anche la logica delle cose. Allora, per me non mi torna. Allora, se il parere è inattaccabile, allora significa che noi la causa l'abbiamo vinta. Se c'è il rischio che la logica, che quella di Aristotele, è chiara, no? Quindi, diciamo, se la filosofia è la materia, allora, quale senza la noi ragioniamo con una logica. Se il parere è inattaccabile, la causa è vinta. Se la causa non è vinta, si fica un parere, non è inattaccabile, il parere è attaccabile e quindi non sarà completo, forse manca quella dimensione politica che diceva, sono d'accordo l'ingegnere, che in questa confusione, in questo marasma, cioè forse la parte nostra che noi non facciamo, perché noi siamo diventati una sorta di impresa qua, no? Caro Presidente? Cioè ciò che non è impresa qua è filosofia, è politica, uno perdiamo tempo. Ma scusate, ma voi avete votato un signore che si chiama De Caro, o mi sbaglio, scusate? Avete votato uno che si chiama Topo, adesso due. Chi altro avete votato? Non lo so chi avete votato, ma sono rappresentanti... Ruotolo. Abbiamo votato anche Ruotolo, sì, ok. Allora, quindi certo, e siamo a tre. Annunziata, addirittura sono già là portato con tutta... Arai, Facim, cosa, a fronte dell'Arai di Civili... E qua vince un piccolo imprenditore, qualche parentela politica, sapete, qua per noi dice un basta pagare, la von der Leyen, che vince anche sul parere inattaccabile dell'ingegnere Raimo. C'è qualcosa che non funziona in questa... Cioè io non so, vorrei capire un po' che cosa non funziona in questo sistema. Ha spiegato l'ingegnere Raimo. Allora, la battaglia è politica. O facciamo i politici, o facciamo gli imprenditori, caro ingegnere Pezzullo. Se facciamo i politici, chiamiamo i dirigenti, i politici, dopo quest'atto di indirizzo, più che consegnare a Raimo, che già mi ha detto, urtando là che su legge manca cosa, no? Dice, vabbè, stiamolo qua. Andiamo a consegniamolo ai nostri rappresentanti e vediamo quando valgono, quando fanno le interlocuzioni, perché vengono a prendere 1.000, 2.000 voti, 3.000 voti, è chiaro. Vediamo De Caro quanto vale, vediamo Ruotolo quanto vale, vediamo Topo quanto vale e tutta gente quanto vale, quando fanno le interrogazioni, perché so che nel passato quando si facevano le interrogazioni parlamentari, caro Francesco, arrivava qualcosa sul territorio, no? Perché se la questione è politica a livello centrale, perché non ci dimentichiamo che la ZES ha la dimensione di una presenza del Consiglio, quindi abbiamo detto, e certamente noi soccombiamo. Allora scusate ragazzi, vi chiamo ragazzi perché siamo a livello. Raimo, se l'attività... Allora, scusate, ingegnere Pezzulli, ancora devo finire il mio intervento. Allora, io, in conclusione, o torniamo a fare la politica, caro Francesco, o la politica non c'è, perché la politica o c'è o non c'è. Noi, dobbiamo convocare i parlamentari qua. Presidente, devi convocare i rappresentanti del territorio, prendere l'atto di indirizzo e fare le interrogazioni parlamentari. Prima che creiamo uno sconquasso e noi siamo i responsabili del tutto alla fine. Alla fine poi il cerino passa alla politica, perché poi quando succedono queste cose non è la colpa del dirigentissimo e stimatissimo ingegnere Raimo, né la colpa del dottore Farella, la colpa è di Pasquale Vetro che ne ha fatto consiglio comunale, perché non è il predico Sindaco che l'ha saputo fare, Francesco Russi che ha sbagliato nel passato, e la colpa è nostra alla fine. Allora dobbiamo mettere in moto, secondo me, cari capigruppo. Ma col Rosatellum, tu il parlamentare non ce l'hai. Non ce l'abbiamo. Il Rosatellum, lo conosci? Come no? Vabbè, qualcuno pure abbiamo votato qua, no? Francesco, e vediamo chi rappresenta. Il mio 2 anni fa, Aversi. Aversi tu, vabbè, vediamo un poco chi sono, non abbiamo rappresentanza sul territorio. Anzi, al prossimo dico, l'unico rappresentante abbiamo è il sindaco che è anche consigliere metropolitano. Almeno sindaco, ci dici il parere, che sei riuscito a sapere il parere della città metropolitana, almeno. Sei riuscito a incidere sul parere della città metropolitana. Visto che sei anche consigliere della città metropolitana. Non lo so, perché c'è anche un parere della città metropolitana, giusto? Marco, ci sta qualche parere negativo anche? Perché due pareri sono meglio di uno.
Perché se l'alzo manca costituito, che è la città metropolitana, tu sei consigliere della metropolitana, sei anche tu responsabile, perché sei di fretta maggiore consigliere là, non dico per te perché sarai attaccato tu. Le minoranze attaccheranno a te, se tu dai città metropolitana, che hai fatto? Hai dormito? Va bene, basta. Allora, la parola a Pezzullo. Gigni, volevo chiedere se l'attività che dovrà essere posta in essere in quel capannone è un'attività strategica secondo il piano strategico regionale. No. Nella relazione, ovviamente, nel momento in cui viene rilasciato il titolo, perché il titolo lo rilascia la ZES, la struttura, non noi. Se no, volevo dire, nel momento in cui viene rilasciato il titolo, no, volevo andare oltre, poi ti rispondo. Nel momento in cui viene rilasciato il titolo, l'attività la possono cambiare in qualsiasi momento, finché sia strategico. E non è una sola. Lì è volevo dire che non è una sola, cioè non è che è solo quella l'attività strategica, cioè. Sì, sì. E loro hanno chiesto. Come attività come attività loro hanno segnato nella relazione, nella richiesta hanno segnato attività di logistica e vendita di materiale idraulico, qualcosa del genere, quindi questo termoidraulico sono 1000, hai visto già, no? Sono 1500 metri su due livelli, quindi sono questi i numeri con... veramente altro non posso aggiungere, perché poi attiene, diciamo, adesso alla struttura valutare. Allora, io ritengo, se mi permettete, poi mi fermo sotto il profilo tecnico, ritengo che era la struttura, la ZES, la struttura strategica, che doveva valutare se lì prima, ovviamente, valutare se l'intervento era già conforme agli obiettivi stabiliti nel quaderno, diciamo, di stabilito. E quindi secondo me, che ritengo sia, diciamo, parte tecnica, questa pratica non doveva proprio arrivare sulla mia scrivania, doveva essere già fermata alla ZES stessa. Ovviamente, perciò il mio la mia paura di ritrovarci, pessimismo, corretto, grazie dott, sono un po', non sono abituato al microfono, non sono abituato. 50.000 abitanti che distanno. Ho lasciato l'alo consigliare più di 20 anni fa, e quindi questo ritengo, cioè il parere, secondo me la ZES lo rilascerà positivo per questo motivo, perché se ha indetto una conferenza e gli altri non si sono espressi, ad oggi noi non abbiamo nella città metropolitana, ente idrico, i vigili del fuoco, chi per competenza, per competenza ognuno, non si sono espressi, ed è esplicitamente previsto dal 241 che in mancanza di espressione di parere c'è il silenzio assente. E allora, visto che mi trovo, vi rubo altri 30 secondi e poi mi fermo, altrimenti non la finisco più. Fino al primo aprile, perché c'è stata degli atti di indirizzo, del governo, con qualche circolare, non mi ricordo con quale nota, hanno obbligato la struttura a utilizzare i tempi ordinari della conferenza di servizi e non quelli ridotti, perché
fino al 31 dicembre, che poi è stata una vacanza di 4 mesi, loro utilizzavano ovviamente l'articolo, non mi ricordo, 241, la memoria mia non mi aiuta, diciamo con i tempi ridotti a 5 giorni per la richiesta di integrazione, giorni naturali e consecutivi, ripeto, se esempio il giovedì alle 17 arriva una PEC, al comune viene registrata, il venerdì, lunedì sta sulla tua scrivania, il martedì scadono i 5 giorni, non hai il tempo nemmeno di farti una sciarquata di faccia per rispondere se quel giorno sei in ferie, in malattia, il Covid o stai in altra parte a divertirti, a fare qualcos'altro, non hai tempo per rispondere. Altri 10 giorni per fare il parere, cioè veramente è da forca, permettetemi, da forca amministrativo, diciamo tecnico, perché rispondere in 5 giorni ad un progetto solo per scaricarlo ci hanno messo 2 giorni. Io da casa e loro che stavano in vacanza per scaricarle, perché poi sono grossi i file, cioè ripeto, sono delle difficoltà poi oggettive, giustamente non interessa la parte politica, però sono difficoltà oggettive. Prima erano 15 giorni in totale, adesso fortunatamente sono stati 30 e siamo riusciti a farlo, quindi già questa cosa ci ha aiutato tantissimo. Vabbè, alla fine siamo riusciti a farlo. Questo volevo giusto chiarire anche sotto il profilo tempistico quello che è accaduto. Grazie. Presidente, scusa un attimo, Presidente, secondo me, no, permetti, avete fatto una conferenza, voglio parlare, avete parlato tutto, avete fatto una conferenza che ha gruppo fallimentare, qualcosa non quadra, perché avete fatto un documento, che avete studiato una settimana su documento, è stato partorito da più menti, che tu dovevi leggere e basta, hai letto. E non si fa niente di più, sta facendo un dibattito monotematico, poi è diventato un ping pong continuo. Utile a chi? A cosa? E ti è stato tutto quello che hai scritto in tuo documento, Presidente. Allora ti devo far rileggere quello che hai detto all'inizio. Tutto il contrario, oggi l'ingegnere ha detto tutto il contrario di quello che hai scritto. Ha spiegato tutto quello che hai detto. Sì, Presidente, ma hanno fatto un ordine del giorno ben preciso, si è andato totalmente fuori. Il dirigente ha spiegato. Ma per piacere, vogliamo mettere un po' che voti, qua no. Ci ha sequestrato. No. Se non sequestro. Allora, il dirigente ha detto una cosa importante. Che dite? Per la ZES. È fornuto, si dovranno via tutto il rino e tutto il Presidente. Può essere effettuato in tutta la zona comunale. E questo ha detto. Poi giustamente è stato fatto questo ricorso. È stato fatto un ricorso che probabilmente... E che dice di dicendo che sul ricorso lascia il tempo che trovo. Poi la scuola si può portare pure... Non è colpa di nessuno. A Tormino. Così, sì, ma avete fatto una conferenza che gruppo fallimentare. Ma gentilmente vuoi andare alla conclusione come si era detto? Pasqua. La parola al sindaco. Il giardino se lo sono preso. Sì. C'è un'avanzata, credo... che c'è tante discussioni su. Mi da falluto la conferenza. Allora, prima di andare ai voti, credo... Prima di andare ai voti, credo che l'argomento sia stato sviscerato abbastanza, ma credo che sia importante per tutti noi dare dei punti fondamentali. E io, perdonami Pasqua, non sono d'accordo con la premessa che hai fatto, perché effettivamente, come poi detto anche con l'ingegnere Rai, cioè quello che stiamo facendo oggi è un buon esempio di buona amministrazione, dove appena arrivata... diciamo una richiesta che poteva essere legittima o meno, subito l'ufficio tecnico, che è quello deputato a dare il parere, naturalmente tenendo conto delle indicazioni della visione dell'amministrazione, si è attivata, nonostante fossimo nelle 2 settimane centrali di Ferragosto, l'ha studiato ed ha portato un documento che per noi è inattaccabile. Ma questo non significa che possa essere accolto o meno dalla struttura della ZES, perché la ZES, vorrei ricordarlo anche a chi ha sfruttato questo momento per fare un po' di sana opposizione, che indipendentemente dai piani regolatori, dei PUC approvati, la ZES va in deroga. Quindi è inutile dire se ci fosse stato, se avessimo fatto, perché stiamo dando le notizie falsissime,
perché se avessimo fatto qualsiasi, la ZES va in deroga anche sui terreni agricoli, può costruire, quando sappiamo benissimo che non da adesso, dal 1999, noi a Frattamaggiore sui terreni liberi non possiamo costruire. Quindi non diamo notizie che poi possano essere fraintese da chi ci ascolta e chi non ha, diciamo, un po' di dimestichezza con la materia urbanistica o legale, perché altrimenti stiamo dicendo delle cose non vere, o meglio, non rispondenti alla realtà. Come, e mi rivolgo all'avvocato, caro avvocato, qualora io mi auguro che le previsioni dell'ingegnere Raimo siano sbagliate, dovessimo anche fare ricorso, perché se noi siamo qui facendo proprio la parte politica un documento tecnico, significa che noi crediamo fortemente che nella nostra città non debbano essere fatti interventi a caso, diciamo così, per non utilizzare un'altra parola, e che il territorio non debba essere smembrato, perché noi la pianificazione delle aree industriali, delle aree artigianali, l'abbiamo fatta. Abbiamo l'area VIP, come dicevate, abbiamo le aree D2, abbiamo la zona ASI dove questi interventi sono consentiti, e non possiamo certo permetterci, come avete detto un po' tutti, di far costruire degli opifici al centro della città, a fianco della basilica, oppure nel mio giardino di casa, come faceva la battuta qualcuno o quant'altro. Questo è quello che dobbiamo dire. Caro avvocato, io ti faccio una domanda, poi magari ce l'ha, ma la legge che poi ha istituito questa ZES unica non è anticostituzionale, dal momento che deroga materie che sono di competenza della regione e del comune? Perfetto, perché differentemente dal piano casa, che poi è stato recepito dalle regioni, questa diciamo legge non è stata recepita da nessuno. E io come sindaco del comune, ma noi come consiglio comunale di una città, e credo tutti i sindaci della città, non possiamo permetterci che vengano calati degli interventi rilevanti, che avranno anche sì una rilevanza economica, ma hanno anche un impatto ambientale importantissimo sui nostri territori. Non possiamo permetterci di non dire la nostra. Allora, io vorrei che... Step, perfetto. Io direi, e voglio che sia chiaro anche un altro, diciamo, messaggio, che questo consiglio assolutamente non è contrario allo sviluppo economico. Assolutamente. Anzi, noi vogliamo che ci siano nuovi insediamenti, noi vogliamo che ci sia nuovo, che aumentino i livelli occupazionali, ma questo deve essere assolutamente fatto nelle aree deputate, dove ci sono infrastrutture, dove sono, ci sono le strade che permettono il facile raggiungimento anche da automezzi, da tir, da auto articolati, e non nel centro della città. Allora, fatte queste due premesse, che poi diventano la parte sostanziale dell'intervento di questo consiglio comunale, non siamo contro allo sviluppo economico, siamo contro allo smembramento indiscriminato dei nostri territori. Io credo che quello che noi dobbiamo dire, e prima di votare, è che il parere che è stato fatto dall'ufficio tecnico, ripeto, parere ragionato, è un parere che facciamo nostro, è un parere che porteremo il 24 di settembre nelle sedi deputate, è un parere che difenderemo anche nelle sedi legali qualora ce ne fosse la necessità. Detto questo, credo non ci sia nient'altro da dire, e non entro in chi ha presentato, nella cosa la politica noi la stiamo facendo adesso, dicendo chiaramente quello che questo vuole, quello che vuole questo consiglio, cioè di tutelare il territorio senza danneggiare il territorio, ma soprattutto tenendo bene a mente che gli insediamenti si possano fare in altre zone che abbiamo già identificato. Credo di aver, diciamo, riassunto il, diciamo, il pensiero un po' di tutti. Possiamo andare, eh? Esaurito. Grazie sindaco, allora, bene grazie così. Sindaco. Allora, possiamo segretà, votare. Possiamo votare. Allora, la mozione, caro dirigente, il 24 la porteremo a supporto del nostro parere, perché è un punto di forza in più
che rafforza il nostro, diciamo, il parere dato dall'ufficio tecnico e che, diciamo, unisce la parte tecnica alla parte, alla volontà politica. Ok? Scusa, perché non la inviamo direttamente? Perché non la inviamo direttamente tramite Pecco? Sì, certo. La modalità più corretta per rinviarla. Andiamo, votiamo. Possiamo votare, segretario? Sì, devo fare l'assessore, se ne vanno. Prete Marcantonio. Sì. Cioè, ma non ho capito, per stare male gli assessori. Ferro Giuseppe. Ma niente di rispetto per il Consiglio Comunale, veramente. Ma vabbè, stiamo... Lamberti Antonio. Faccio notare un po' di bonton. Giovanni, prete, gli assessori sono andati qua. Del prete Francesco. Giustamente andato a fare a casa. Giustamente. Barbato assente. Parolisi assente. Valentino Filomena. Gervasio Pasquale. Capasso Tommaso. Di Marzo Aniello. Amatucci Fabiana. Pellino Enzo. Alborino Gennaro. Del Prete Pasquale. Cesaro Nicola. Cesaro? Assente. Pezzullo Giovanni. C'è uno studio aperto, forse. Argentiere Angelica. Ambrico Carla. Russo Francesco. Che è una motivazione veloce, segretà. Vitale Luigi. Sì, con motivazione. Vitale Luigi. D'Ambrosio Giuseppe. Rossi Aniello. Di Marzo Domenico. Avetta Pasquale. Grimaldi Teore Sossio assente. Risultano assenti Barbato, Parolisi, Cesaro, Rossi e Grimaldi. 20 presenti, 20 favorevoli. Stessa votazione, con immediata esecutività. La parola a Pasquale Avita. No, prima Russo. Francesco Russo. Presidente, io non voglio essere pessimista più dell'ingegnere Raimo. Dici qualcosa di lui. Ma guardando velocemente, purtroppo, ahimè, l'ultima è stata, pure all'avvocato stesso, è stata la Regione Calabria che voleva praticamente, come dire, per un problema di costituzionalità contro la ZES, purtroppo ha rovinosamente perso. Con tutto rispetto per il Comune di Frattamaggiore. Quindi non voglio essere più pessimista dell'ingegnere Raimo, ma capisco che lui è in fibrillazione per l'Inter, ma io sono in fibrillazione per la ZES. La Regione Calabria ha perso nel 2020. Allora, Presidente, vedo che la Giunta, tranne il dottore Granata, lo ringrazio per il rispetto che ha avuto verso il civico consesso, oramai hanno abbandonato il campo. Forse sono, già pensano che abbiamo perso, quindi se ne vanno, cioè è inutile continuare a battersi. Io dicevo soltanto una cosa, Presidente, senza nulla contro il ingegnere Raimo, che ha fatto parte sua tecnica dal punto di vista urbanistico, secondo me nella sede della conferenza è mancata la valutazione economica, perché il business plan non l'abbiamo valutato e là poteva darci un contributo l'assessore Nappa, che è un esperto di società. Quindi il nostro parere già è un poco monco, potrebbe essere ancora più corposo, ci potrebbe essere anche quest'altra parte del parere, che non c'è. Quindi già partiamo un po' con qualche cosa, quindi Presidente, io sinceramente mi batto per la questione politica, perché se vogliamo vincere questa battaglia, soprattutto il PD, che è responsabile in primis di questa situazione, perché ha un partito di 12 consiglieri comunali, 3 consiglieri di riferimento, 3 europarlamentari di riferimento, più quelli della zona. Penso che questa qua, se c'è una sconfitta, la sconfitta del PD, innanzitutto.
dovrà poi rispondere alla città insieme al sindaco che è consigliere metropolitano. Va bene? Alle 21:45 la seduta si chiude.